Non aver paura. Che magia è questa? Sto usando il sussurro, Kane. Una capacità naturale dei vampiri. Così possiamo restare in contatto anche a grande distanza. Sì, ora ricordo. Avevo pensato parecchio a lei. Quasi credevo di averla chiamata io. Non temere. Non posso leggerti il pensiero, ma solo parlare nella tua mente e sentire la tua risposta. Ora procedi lungo la strada. Ti aspetto. Benvenuto nei bassi fondi, Kane. Siamo nella parte più vecchia e decadente della città, dove pochi osano entrare. Il posto ideale per addestrarti. Addestrarmi?
Mi hai preso per un cane? La tua memoria è in frantumi. Il tuo corpo è giaciuto immobile per 200 anni. Dobbiamo ripristinare la tua antica abilità prima che tu possa servire i Cabal. Devi imparare a combattere e a sopravvivere. Pensavo che mi volessi nutrire. Abbi pazienza, vampiro. Primo, sappi che sei più forte e veloce degli uomini. Puoi saltare più in alto e più lontano di qualunque umano mai esistito. Quando la tua strada è bloccata, cerca un punto dove saltare. Ora vieni qui. Eccellente. Sappi che sai anche librarti in aria. Quando sei su un punto rialzato come questo, puoi scendere silenziosamente liberandoti in aria. Ti sarà molto utile quando ti addestrerò ad uccidere. Ora seguimi. Scoprirà che mi serve ben poco addestramento per uccidere. La città è un labirinto. Ottima zona di caccia, dunque. Dimmi, Kane, hai fame? Sì. Qui sotto c'è un prigioniero che ti attende. Un membro di una banda locale di criminali. Stava cercando un'altra vittima in difesa, ma invece ha trovato me. Risparmiami discorsi moralistici e portami alla sua gola. Ma certo, bevi. Ti aspetto di sotto. Ti vedo più in forma. Sono. Il sangue è la tua vita. Senza moriresti. Se sei ferito, cerca del sangue per ripristinare la tua energia. Devi anche sapere che bevendo il sangue altrui diventerai sempre più forte e difficile da uccidere. Noi la chiamiamo fibra dei vampiri. Quante più saranno le creature da cui berrai, tanta più fibra guadagnerai e tanto più forte diventerai. Non lasciare nemici in vita, Kane. Per sopravvivere ti serviranno il loro sangue e la loro fibra. Ora, andiamo avanti. Thank you.
per favore! Piantala di giocare, mi spaventi! Pur essendo superiori agli umani in molti campi, abbiamo anche delle debolezze a loro sconosciute. L'acqua per gli umani significa la vita, ma per i vampiri è la morte. Al contatto ci brucia la pelle. Un'immersione ci può uccidere. Evitala ad ogni costo. E sappi che in tutta Meridian sono disperse le reliquie dei nostri antenati. Agli umani non servono. Solo i vampiri possono aprire quei cofani e usare i poteri contenuti. Cercali durante il tuo viaggio. Thank you.